E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video. Allora partiamo subito a vedere cosa mi è arrivato dalla Gazzetta e dal Corriere. Molti di voi potranno immaginare già di cosa si tratta in questi due pacchi. Comunque andiamo subito a vedere un po' di cosa si tratta. Eccoci qua con il primo. E allora qui dentro abbiamo, ebbene sì, C3PO, direttamente dalla serie Black Series, appunto, che sta andando in edicola adesso con la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera. Eccolo qui. E nell'altro pacco, come potete già immaginare, che avevo già aperto questo per controllare un attimo, abbiamo Yoda. Eccolo qui. Quindi cosa è successo, ragazzi? Grazie a voi, alla visibilità comunque mi date, alla telecamera che mi sta facendo rosso perché ha la cosa automatica, spero che ora ritorni tutto normale. Comunque, a parte gli scherzi, grazie a voi, ragazzi. Io sono riuscito a fare questa collaborazione appunto con la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, e loro appunto mi forniranno almeno per adesso le prime 10 uscite di questa collana che io adoro, però purtroppo non avrei preso in condizioni normali appunto perché già colleziono questo e l'altro mondo, non potevo spendere ulteriormente anche per prendere queste, anche se ripeto mi sarebbe piaciuto un sacco, e ho avuto questa occasione incredibile appunto di collaborare con loro, e quindi grazie a loro, grazie anche a voi, posso recensire queste miniature qui sul mio canale, quindi le vedremo subito. Partirò con C3PO da domani e poi farò anche Yoda naturalmente, e via via così. E approfitto, ragazzi, di questo video, non era solo per farvi vedere questo, perché volevo ringraziare un po' di gente, perché praticamente questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, però non un vaso di rabbia come si usa dire di solito, ma un vaso di felicità. Perché ragazzi, il mio canale sta letteralmente volando in questo periodo. E quindi volevo assolutamente fare un po' di questi ringraziamenti, ci tengo particolarmente. Allora, prima di tutto volevo ringraziare la mia ragazza che mi supporta sempre, mi sopporta anche, e oltretutto contribuisce anche ormai molto spesso ad allargare la mia collezione, quindi a farvi vedere anche a voi cose nuove. Quindi grazie mille. Poi ringrazio anche i miei amici, quelli storici che conosco da una vita, che anche se ne fregano relativamente poco di quello che faccio qui, perché ovviamente non tutti sono appassionati di action figure e cose varie, mi seguono comunque chi più chi meno, chi sulla pagina Facebook, chi su YouTube, lasciano mi piace di qua e di là, anche quando ci vediamo scambiamo due chiacchiere riguardo il canale, quindi mi fa un sacco piacere. E ringrazio anche i nuovi amici, sempre parlando di amici, che mi sono fatto tramite il canale, che ho conosciuto persone con cui parlo di action figure, con cui parlo di altre cose, insomma, ho conosciuto un sacco di persone, e ringrazio anche loro per il supporto che mi danno in ogni caso. Ringrazio anche comunque i miei genitori perché mi hanno fornito comunque il PC nuovo con cui io monto i video. Ragazzi, io prima col PC vecchio che aveva una scheda grafica pessima, era molto buono il PC, però purtroppo la scheda grafica non era di livello e quindi faceva molta fatica a montare i video. Io ci impiegavo ore e ore per montare una recensione di 10 minuti, finché poi non ho trovato, diciamo, un escamotage, ovvero oscuravo praticamente l'immagine del video, quindi si vedeva schermo nero e sentivo solo l'audio, e praticamente io montavo i video sentendo l'audio a velocità, diciamo, adeguata. Potevo riuscire a montarli quasi come riesco adesso, però senza vedere il video, quindi sentendo solo l'audio, ragazzi. Quindi immaginatevi voi, forse nessuno di voi conosce questa piccola storiella del canale. E quindi con il PC nuovo io sono diventato molto più veloce a fare video, riesco a fare anche molte altre cose grafiche, tipo anche per esempio il nuovo Avatar. E oltre a questo volevo anche ringraziarli perché comunque non mi hanno mai detto nulla vedendomi, diciamo, invadere casa con tutte queste action figure, non hanno detto mai una parola che sia una. E stesso discorso vale anche per mio fratello, che comunque si è visto un po' la camera invasa sempre di più di action figure, e ripeto, non ha mai detto ah. Anzi, secondo me qualche volta se le guarda anche lui, perché no? Un ringraziamento particolare va anche a Domenico, Caverna di Platone e Michela, che praticamente mi hanno accolto nel loro gruppo Liberi di Leggere, uno dei migliori gruppi di Facebook che io abbia mai visto. Adoro letteralmente quel gruppo. Dicevo, mi hanno accolto, mi hanno anche permesso di spammare più volte i miei video quando ancora li spammavo
andavo in giro, adesso diciamo ho smesso un po', però all'inizio ci davo dentro anch'io ovviamente, perché volevo comunque dare un minimo di visibilità in più al mio canale appena aperto. Quindi li ringrazio, e c'è anche una proposta di Domenico che non vedo l'ora di poter mantenere o più che altro onorare. Ringrazio anche la pagina Batman Incorporated Italia, che praticamente sponsorizza regolarmente la mia pagina tra le altre sue amiche, quindi ci tenevo a ringraziare. Volevo ringraziare anche Max, che mi aiuta con la pagina Batman di Animated Series Italia, l'altra mia pagina, se non lo sapete la trovate qui sotto in descrizione. È un grande aiuto da quando ho fatto admin anche lui, ma sapevo che avrebbe fatto un gran lavoro. Scusatemi ragazzi se mi vedete un po' sfatto, ma sono stato pesantemente raffreddato nei giorni scorsi. Comunque volevo ringraziare anche tantissimo Fabio, con cui sono co-admin del gruppo Dragon Ball SH Figures Italia, che trovate sempre qui sotto. Anche lì il gruppo sta andando fortissimo, quindi grazie a tutti anche per esservi iscritti al gruppo. E a proposito di gruppi, apriamo una piccola parentesi tra questi ringraziamenti: ho aperto da pochissimo un nuovo gruppo chiamato Action Figure Statue Collezionabili Vendo Compro Scambio by Ara. Lo trovate qui sotto in descrizione. Cosa si fa nel gruppo? Esattamente quello che dice il titolo: se cercate un action figure la potete cercare nel gruppo, se vendete un action figure la potete vendere in quel gruppo. Quindi era da tempo che volevo fare una cosa del genere, finalmente mi sono deciso, lo trovate qui sotto in descrizione, siete tutti benvenuti. Continuando però ancora con i ringraziamenti, non può mancare assolutamente Dragon Legend, praticamente la fumetteria di Roma da cui mi rifornisco regolarmente, sono puntualissimi a farmi arrivare la roba, gentilissimi ragazzi, una garanzia, anche loro li trovate qui sotto in descrizione. Però adesso l'altra metà praticamente dei ringraziamenti, questa era una metà, l'altra metà intera va a tutti voi ragazzi, a tutti voi che sostenete il canale, che ripeto lo state facendo praticamente volare. Negli ultimi tempi sta aumentando un sacco la visibilità del canale, con i vostri commenti, con i vostri mi piace, le vostre condivisioni, insomma ragazzi state facendo un sacco per il canale. Con la nuova videocamera ragazzi, incredibile, siamo riusciti a prendere una nuova videocamera, un canale così piccolo che riesce a raccogliere dei soldi per comprare una nuova videocamera, è una cosa che io non mi sarei mai sognato, cioè robe incredibili. Ringrazio anche tutti quelli che mi mandano le cose gratis, ragazzi non dovete assolutamente, ringrazio tutti quanti quelli che mi sostengono su Amazon facendo acquisti tramite il mio link che c'è in descrizione. Ringrazio anche i due ragazzi che hanno fatto i due loghi per il canale, chi ha fatto il primo, ovvero Yuri, che ho usato per un sacco di tempo e ovviamente lo porto ancora nel cuore, e chi ha fatto il nuovo, Cromar Limo, che poi io ho modificato e ci ho fatto il nuovo logo. Grazie mille anche a voi ragazzi, è una cosa fantastica quella che avete fatto. C'è anche la gente ragazzi che mi riconosce alle varie fiere in cui vado, che sono anche poche, nonostante io appaia praticamente un video sì e 100 no nel canale, ma c'è anche gente che mi riconosce. Cioè ragazzi, per come ho iniziato io con il mio primo video, la mia prima recensione inguardabile, io non mi sarei mai sognato una cosa del genere. Ovviamente è inguardabile certo, ma non la toglierò mai nel canale, perché quello è il punto, è stato il punto d'inizio, e tutti devono sapere qual è stato il mio punto d'inizio e dove sono arrivato adesso. Ragazzi, io mi ricordo ancora, a proposito di quel video, che il mio obiettivo più grande era raggiungere le 100 visualizzazioni e stavo lì a caricare la pagina ogni secondo, e finalmente poi ce la feci e da lì poi partì a fare anche altre recensioni, diciamo, spronato un po' da questo. Mi ricordo anche i primi commenti di Victor Laszlo 88, del Tizio Qualunque, quando ancora i commenti di qualcuno un po' più importante contavano qualcosa su YouTube, adesso diciamo contano molto poco. Mi ricordo quando contattavo Farenz per email facendogli vedere le mie recensioni, le mie vecchie recensioni, lui giustamente diceva che dovevo migliorare, cosa verissima, però nello stesso tempo diciamo mi incoraggiava anche un po', perché diceva che comunque il format, l'idea che avevo avuto era abbastanza buona, e quindi anche lui mi ha dato un supporto, anche se poco, però me l'ha dato assolutamente, anche perché lui è stato comunque una delle mie più grandi ispirazioni qui su YouTube, assolutamente uno dei miei youtuber preferiti. E tra tutti questi ci tenevo anche a ringraziare Deli Mello, che mi ha fatto vincere il suo primo contest, nonostante io abbia un canale molto particolare, un canale che non si vede molto spesso su YouTube.
lui comunque mi ha premiato perché avevo fatto comunque un buon video in stop motion, e grazie a quel contest sono riuscito ad acquistare un bel po' di visibilità in poco tempo, e lui oltretutto mi tiene ancora tra i canali consigliati. Quello era il premio che avevo scelto per la vittoria di quel contest, quindi un ringraziamento andava fatto assolutamente. E ringrazio anche Highly Detailed, che è stato il primo youtuber italiano che ho visto sulla piattaforma appunto a recensire action figure, e da lui ho avuto una grande ispirazione. Ho detto: "Bah, c'è qualcuno che fa questa cosa, allora voglio provare anch'io", e a quanto pare sono riuscito a fare abbastanza bene comunque per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda me, comunque, l'unico merito che mi sento di attribuirmi è quello di non aver mai mollato, ragazzi. Sono stato sempre costante, sono stato sempre testardo nel mandare avanti il canale, nonostante in certi periodi non arrivassero comunque visualizzazioni, nonostante abbia comunque incontrato molta gente che ha tentato comunque di spezzarmi le gambe quando proponevo il canale, ovviamente non in senso letterale, ma è una metafora, diciamo. Mi ha detto praticamente: "Cosa fai, recensisci giocattoli, questo è un format che fa schifo, non avrà nessun successo", e invece secondo me un minimo di successo lo ha avuto in fin dei conti. Ovviamente rispetto ai numeri che girano su YouTube, i numeri enormi, il mio canale è una formica, è meno di una formica, ma rispetto a quello che mi aspettavo io e rispetto a quello che faccio in Italia, secondo me sto ottenendo grandissimi risultati, e quindi ancora grazie a voi che continuate sempre a seguirmi e ad essere presenti. Comunque ragazzi, questo video spero non sia durato troppo, finisce qui. Ci tenevo tantissimo a fare tutti questi ringraziamenti, era da tanto che volevo farlo, e ho approfittato di questa collaborazione con Gazzetta e Corriere, che ringrazio ulteriormente. Il video finisce qui ragazzi, noi ci vediamo domani appunto con la recensione di C3PO, mi raccomando non perdetela. Ciao da Ara e collezionate sempre!